Qual è la forbice del risultato utile per Forza Italia alle europee? Tajani ha indicato dal mese di settembre, quando c'era ancora pessimismo dei commentatori ottusi, la soglia del 10% alle europee. Io credo che noi raggiungeremo questo 10%. Proporzionale in Europa, maggioritario in Italia, quando le europee finiranno, se ci fossero variazioni importanti all'interno della coalizione, vi siete giurati di non cambiare nulla? Ma guardi, noi ci interessa che il governo vada avanti bene, non ci interessano i rimpasti o discussioni sugli equilibri e i dosaggi. Questa legislatura andrà avanti fino al termine con la guida di Giorgia Meloni, con Tajani vicepresidente del Consiglio, Salvini vicepremier. Dopodiché, se ci sarà qualche dettaglio migliorabile, personalmente per esperienza so che c'è sempre qualcosa da migliorare. Singole rotelle potrebbero girare meglio. Forza Italia è all'interno del PPE, dei popolari in Europa. Se aveste un risultato importante, avete detto di voler cambiare alcune direttive su, per esempio, casa, auto, agricoltura. In che senso? Per esempio, la casa. Noi vogliamo adeguare il patrimonio abitativo a dei nuovi parametri ambientalisti. Meno emissioni di CO2, meno spreco di energia, infissi più moderni, è un interesse anche dei cittadini. Pagherebbero bollette energetiche meno care se si disperdesse meno calore o se si avessero caldaie più moderne. Però occorre che l'Europa dia tempi più lunghi e delle detrazioni fiscali finanziate dall'Unione Europea. Lo stesso vale per l'automobile. Non è di domani mattina l'auto elettrica. Ci vuole più tempo, incentivi e anche impianti europei e italiani che producano quelle batterie e quegli strumenti indispensabili. Per l'agricoltura, no alla farina di grilli che piace ai grillini e alle sinistre, difesa del prodotto di qualità italiano ed europeo, contrasto alla concorrenza sleale asiatica ed africana, difesa del prodotto agroalimentare di qualità, no alla sugar tassa. Voteremo anche per abrogare definitivamente il redditometro. Potrebbe essere importante, infine, l'assenteismo. Purtroppo noi sappiamo che c'è il rischio che il 50% degli italiani vada a votare e il 50% stia a casa. Se di quel 50% una parte premia la saggezza, la moderazione, la cultura di governo di Forza Italia, se un 5% di quel 50% che è tentato dal non voto scegliesse noi, avremmo un risultato.